Venerdì 11 gennaio. Ariete, la luna in Capricorno non è certo l'ideale per affrontare questioni delicate che hanno bisogno di un certo tatto e di un po' di savoir-faire. Infatti voi non siete disposti in alcun modo a raggiungere neanche l'ombra di un compromesso. Toro, ottimo lo spunto creativo donatovi dalla luna in trigono al vostro segno. Momento ideale per impegnarsi senza sforzo in sontuosi programmi. L'attenzione al dettaglio sarà il punto forte, permettendovi di dar luce ad una quantità di idee. Gemelli, piuttosto che generalizzare, dovreste farvi un'idea personale se volete crescere in coscienza, però non potrete mai appoggiarvi agli altri. In questo modo sarà più facile realizzare una maggiore autonomia anche a livello economico. Cancro, vorreste contare sull'aiuto delle persone intorno a voi, ma purtroppo a causa della luna in opposizione le vostre richieste cadranno nel vuoto. Cercate di non prendervela più di tanto ed utilizzate questo momento per farvi, come si dice, le ossa. Leone, in questo momento dovreste innanzitutto smettere alcune abitudini poco salutari che avete accumulato nel tempo senza nemmeno accorgervene. In questo modo darete inizio ad un processo di rinnovamento interiore ed esteriore assai positivo. Vergine, l'appoggio della luna in Capricorno sarà di fondamentale importanza per portare a buon fine tutto il lavoro che dovete svolgere entro questa sera. Con la concentrazione mentale sarà possibile anche abbreviare i tempi e ritagliarsi momenti di relax. Bilancia, la luna in dissonanza col vostro segno rischia di diventare stancante, anche perché voi vi accanite verso strade bloccate e vicoli ciechi. In questo modo probabilmente perderete un sacco di tempo utile che non potrete recuperare in breve. Scorpione, chi va piano va sano e va lontano e voi non avete alcuna fretta dato che vi piace fare le cose a dovere grazie al sestile Luna-Saturno. In questo modo eviterete scelte affrettate che si rivelerebbero dei fiaschi, soprattutto economici. Sagittario, scegliere il momento più adatto per fare le cose è davvero importante. Se si vuole centrare il bersaglio, cercate di essere avveduto in questo. Ad esempio, la luna nuova è ottima per mettere da parte ciò che non va e iniziare da capo qualcosa. Capricorno, giornata veramente interessante per voi grazie alla luna in congiunzione con Sole, Mercurio e Plutone. Di sicuro non vi annoierete, personalmente state facendo alcuni sforzi che però non daranno subito risultati concreti e tangibili. Acquario, perché non tornare sui vostri passi quando si tratta di scelte che non hanno portato agli obiettivi previsti secondo i vostri calcoli? La saggezza consiste infatti nell'aggiustare il tiro non appena ci si accorge che non farà centro. Pesci, la confusione mentale scompare grazie alla luna in sestile col vostro segno. Avete il talento e la capacità di programmare eventi importanti, perciò se un amico vi chiederà aiuto nell'organizzare la sua festa, non negategli il vostro appoggio.